l'uomo maestro. Oh. Sara, qualcuno di voi la conoscerà già, in passato ha fatto tante cose in paese e devo dire che è una persona che conosciamo da tanti anni e che ho sempre stimato, te l'ho detto già l'altra sera, sia umanamente che professionalmente, e abbiamo già fatto tante cose belle insieme, perché Sara in un certo senso non è di Portacomaro, ma un po', un pezzetto lo è. Sui primi passi un po' li ha vissuti anche qua, col maestro Durazzo, e poi ce ne, se vuoi dire due parole poi ce lo dirai tu. Ha seguito la parte dei corsi bandistici per le percussioni, ha diretto la formazione giovanile già negli anni passati, da cui sono usciti diversi componenti, adesso già un po' più grandicelli, è anche stato in prologo tra l'altro, quindi ha fatto già tante cose per il petto. Oh, perfetto, impanna discretamente bene, dice, quindi per un'ottima cosa, tenere presente, lo diciamo quello, il presidente della Proloco, e quindi avremo modo sicuramente di divertirci e di conoscerla pian piano nel tempo. Quindi grazie e benvenuta Sara. Io e a nome di tutta la banda le do un bacio con il bacio di benvenuto. Guardate, voglio dire, la banda insomma più di 120 anni, 125, insomma, è la prima donna a dirigere la formazione, la banda, quindi un bel segno. Lasciamo andare via a mani vuote, ma facciamo un passaggio di consegna ufficiale tra maestri, una consegna che potete immaginare un po' il contenuto, no? Di questa scatoletta che ti prego di aprire, non è una molto, no, una frusta forse, una frusta potrebbe servire. Ecco qua. E con la nuova bacchetta, la maestro, perché ho scoperto, sono andato a fare le ricerche, continuiamo che si chiama il maestro della banda, quindi continuiamo a chiamare, ho fatto il conto, sono andato a cercare, il maestro. Il nuovo maestro della banda sarà Valandrone, dirigerà l'ultimo brano della serata. Quindi grazie mille. Sì. Scusatemi ancora un momento, prima di lasciare la direzione magistrale a Sara Valandrone, per il maestro scassa omaggiare, con qualcosa di musicale mi sono voluta attrezzare. Vieni qui, maestro scassa. Io non ho il quadro di Fresu. Mi chiamo Nicoletta Cellino, qualcosa di piccolino. Però di dentro, di grande dentro, l'importante.
Il maestro scassa, la bacchetta passa, per la banda lascia la direzione a Sara Malandrone. E va ringraziato, ed è sicuramente stato apprezzato, per le sue brillanti direzioni. Alla maestra Sara tanti auguri e congratulazioni. E poi da piccolina in estate venivo qui a fare questo concerto, proprio il concerto di San Bartolomeo. Ho iniziato con il maestro Durando, è stato il primo che tra virgolette mi ha dato fiducia nel fare un brano solistico, me lo ricordo ancora, c'è ancora il mio compagno di viaggio di quella sera che è Antonio Santinelli, il maestro Santinelli, che mi ha aiutato in quel brano che era un ragtime. E un bellissimo brano. Un'altra persona in sala che volevo ringraziare, che è Modesto Raviola, che è un professionista. È un professionista storico della banda di Portacomaro, con cui ho iniziato a suonare, e mi ricordo una frase, l'ho già detta la sera in cui mi hanno eletto, ve la voglio raccontare, perché una volta abbiamo fatto un brano e lui mi ha detto: adesso è il momento che lo suoni tu, perché lo suoni meglio di me. E secondo me questo è quello che deve essere il rapporto tra i musicisti, cioè una crescita continua. I giovani devono muoversi con rispetto verso i più grandi, diciamo, ma i più grandi devono anche saper accogliere le novità. E secondo me questa è la forza del nostro gruppo, perché abbiamo una bellissima scuola alle spalle che ci permette di avere dei ragazzi che saranno il futuro di questa banda. Quindi questa è la mia promessa e il mio impegno, che cercherò di fare il meglio possibile per la banda con l'aiuto di tutti, perché come ha detto Marco, da soli non si va da nessuna parte. Quindi spero, so di poter contare sul gruppo e spero che sarà una bella esperienza, un bel viaggio per tutti. Vi ringrazio ancora.